Ben ritrovati, lo so che vi aspettate il video specialissimo di Vinitaly, ma quello che vedrete oggi è soltanto un antipasto, o meglio, visto che parliamo di Vinitaly, un aperitivo. Vi mostrerò qualche personaggio, qualcuno che ho incontrato di curioso, alcune situazioni anche piuttosto singolari e divertenti, ma il vero video ufficiale, quello che insomma conterrà anche il piccolo video ad esempio della gente che canta sull'autobus, quello che ho promesso in diretta su Radio DJ e tutta una serie di altre cose straordinarie, beh, quelle che veramente rappresentano la vita di Vinitaly che non avete mai visto, lo potrete trovare giovedì prossimo. Questo è un aperitivo. E allora, buon aperitivo, 52esima edizione Vinitaly 2018. Nessuno ci pensa, ma a Vinitaly vengono usati migliaia e migliaia di bicchieri. Quanti vengono usati? Nessuno ha mai fatto un conto. Migliaia sicuramente. Migliaia di bicchieri che vengono sporcati, nel senso che la gente beve il vino e poi ci vuole qualcuno, intanto c'è anche lei, ecco. E poi ci vuole qualcuno per passare a prendere i bicchieri sporchi e riportare i pulite. Loro si occupano di questo. Noi ci occupiamo di questo. Insieme a, immagino, altri colleghi molti che stanno... Altri. Insieme a molti altri colleghi. Si occupano di questa parte essenziale del vinitaly, certo. Avere il bicchiere per fare. Quindi voi tutto il giorno passate, cioè pensate, passano dai vari stand e dicono: avete i bicchieri sporchi? Se li prendono, li portano su questi carrellini che vi facciamo vedere. E quindi loro fanno centinaia di chilometri. Infatti vedete che sono bellissimi, magrissimi, informissimi. Bene, allora buon lavoro e buon vinitaly. Grazie mille. Grazie mille. Ciao. Vedete questo, sono io, ci sono anch'io a fare gli auguri per i 20 anni di DOCC al Gavi e quindi sono stato messo qui su questa parete di auguri da parte di giornalisti, persone che passano, esperti. E c'è anche lui, lui è Dr. Wine. A Vinitaly c'è anche gente piuttosto curiosa, perché qui bevono tutti vino e c'è qualcuno invece che si mette a scavare, meglio a fare lo scultore, il ghiaccio. Questo è il ghiaccio, vedete, completamente, sta gocciolando, infatti quella, lui si chiama Gian Battista Lanni. E che fai? Faccio lo scultore, faccio lo scultore di ghiaccio. E quindi a Vinitaly ti metti qui, con, ma anche con lo scalpeggio, questa è la macchina. Quello è un rompighiaccio. No, sparisco. E ricompare, allora. Questo è il classico rompighiaccio, lo uso per togliere le parti più grosse. Sì. Quando mi avanza. Dopodiché usiamo cose un pochettino più pericolose. Cioè, fa paurissima. Questo è bellissimo, questo è uno strumentino, okay. Niente male, che lavori piace tantissimo. Esatto, anche la l'unica cosa che non ci va. Abbiamo cose ancora più pericolose, tipo elettroseghe, ma le lasciamo lì in disparte. Va bene così, e quindi si scava così. Adesso questo che cos'è? Questa qua è una bottiglia. Facciamo vedere anche lo spumante, va bene? Lo spumante, che se facevo pubblicità lo facevo veloce, no? Ok, non nessuno ha visto. Nessuno ha visto, no. E quindi questa è la bottiglia. Devi finirlo entro le? Entro prima delle 4, poi quindi devo consegnare. Ti manca un'ora? Mi manca un'ora, sì, ma devo stare in questo margine di ora perché sennò si scioglie. E c'è, è vero, cioè sei l'unico scultore che deve fare velocissimo perché sennò si scioglie una cosa. Mi sparisce l'opera. Bocca al lupo, ciao, grazie. Allora, Vinitaly è anche questo, uno dice i produttori sono lì che indubbiamente fanno business to business e invece sono qui che si stanno organizzando per la serata. Aspetta che intanto, allora intanto faccio vedere. È l'ultima, presidenti, vicepresidenti, cioè ci sono tutti. Presidentissimi. Due presidenti di fianco. L'ultima serata, quindi come si festeggia? Vinitaly l'ultima serata. Alla grande, ragazzi. Non si può raccontare. No, no, raccontiamolo. Raccontiamolo, è la cosa migliore, raccontarlo. Cominceremo con una cena. Con una cena. Si comincia con una cena e poi. Anzi, l'aperitivo. E dopodiché si va avanti con pranzo. Proprio la vita dura del produttore a Vinitaly, era tutto il resto dell'anno, si lavora molto, ma almeno a Vinitaly. Almeno al Vinitaly. Sentite, 50 anni di Erbaluce, lei è la presidente. 50 anni di Erbaluce, siamo qui a brindare questo grande traguardo. Ma 51? Sì, dell'Erbaluce che è del Carema. Assolutamente, Carema e Erbaluce di Vinitaly. 50 anni.
Allora facciamo un brindisi al matrimonio. 250 anni, augurandone sì, sì, altri 50 nozze, almeno, ma molti molti di più. Le nozze d'oro sì, ci sono. Auguri! Auguri! Metto così, meglio. Concludiamo allora questo aperitivo speciale di In Italy con il padrone di casa, che è lui, ovvero il Leone di San Marco, diciamo Venezia e quindi naturalmente il Veneto. Noi ci vediamo giovedì prossimo con il video veramente ufficiale di In Italy, con anche quella parte già promessa su Radio DJ con tutta la gente che canta sull'autobus. L'ho detto, ma è vero e lo potrete vedere. Intanto buona settimana, oggi non vi dico salute perché beh, qui tutti dicono salute. Buona settimana però. Sì.